Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi, oggi 24 febbraio del 2020. Intanto vorrei fare una domanda a tutti quanti voi, una domanda a tutti quanti voi, tra poco vi racconterò una notizia che so per motivi, diciamo, personali in diretta, in esclusiva e che non è ancora uscita né sui giornali né sulle agenzie e che la trovo incredibile, tra poco ve la dico questa notizia. Beh, la prima però la domanda sotto il cappello di tutto quanto quello che oggi succede sui giornali è molto semplice. Si può dire che questo governo non ne ha azzeccata una o ne ha azzeccate poche sulla vicenda coronavirus o si diventa degli sciacalli? Perché una volta che ci mettiamo d'accordo su questo grande tema generale possiamo discutere del resto e del resto voglio discutere ora. Cosa è successo? Noi abbiamo un Ministero degli Esteri, toc toc, la Farnesina che non sbaglia un colpo, i primi su tutto, bravi su tutto, Di Maio finalmente non parla e si occupa degli italiani. Bene, è successo che è partito un volo dell'Alitalia. Ciao Barbara, senti questa storia qua. È partito un volo dell'Alitalia per le Mauritius. Beati loro che sono andati a carnevale alle Mauritius. C'è chi va a sciare, io preferisco andare a sciare, ma c'è chi va al mare e si diverte. Non ci sarà nulla di male, immagino, a prendere un volo e andare alle Mauritius. Partono ieri per le Mauritius, atterrano stamattina alle Mauritius e ancora questa roba non è pubblicata sui giornali. Atterrano le Mauritius, che mi sembra che sia un'isola francofona, e dall'aereo di Alitalia non li fanno scendere. Venite dall'Italia? Voi alle Mauritius non venite, non scendete. Gli intimano le autorità sanitarie delle Mauritius. Cioè, in sostanza, le Mauritius fanno agli italiani quello che gli italiani non hanno fatto ai cinesi. Anzi, peggio, perché i voli arrivano dall'Italia, ma una volta che sono arrivati i voli, cioè quello all'Italia, non fanno scendere gli italiani. L'Alitalia, poveraccia, col caposcalo, prova a fare di tutto, come mi testimoniano le persone che sono là. Quindi, santa l'Italia! Nel frattempo, il ministero dormiva, non c'era un cazzo di nessuno, Di Maio parlava del virus. Nel frattempo, degli italiani vanno alle Mauritius, che vabbè, possono anche andare alle Mauritius, e vengono trattati un po' come a Sigonella, cioè come dei delinquenti. Vengono trattati come delinquenti, c'è la trattativa del caposcala che parla con Roma, l'unità di crisi, tutti si mettono a parlare di questa roba qui e sapete che succede? Che fanno scendere dall'aereo, scusatemi, fanno scendere dall'aereo tutti tranne, sentite un po' questa, Lombardi e Veneti, cioè dal nostro aereo all'Italia che viene fatto partire col ministero che non sa nulla, viene fatto atterrare alle Mauritius e questa mattina fanno rimanere sul volo solo Veneti e Lombardi e noi siamo qua a pensare ai confini, siamo qua a pensare alla quarantena. Non li hanno fatti salire e gli dicono: brava Donata, o quarantena o rimpatrio. La quarantena però è di un giorno, deve essere fatta lì all'aeroporto e devono ripartire con il volo. Mentre gli altri scendono, questi devono ripartire. Però c'è un piccolo problema: che il volo all'Italia che parte dalle Mauritius è ovviamente pieno, e quindi questi sono bloccati come quel film in aeroporto che non sanno di che morte devono morire. Certo, non quella del coronavirus, ma quella della inefficienza di un paese da barzelletta che si fa prendere per il culo, con tutto il rispetto, dalle Mauritius. Con tutto il rispetto, cioè, noi ci siamo fatti le pippe. Pensando i cinesi, la quarantena, il Rossi, il governatore, no, non dobbiamo controllarli i cinesi che arrivano dalla Cina. Abbiamo bloccato i voli con loro non capendo che atterrano a Parigi, che atterrano a Londra, perché questo è il governo primo tra tutti in Europa. Ma i nostri italiani si trovano in un volo per andare in vacanza una settimana, atterrano e gli dicono: voi non potete scendere. E la Farnesina che faceva? Non sapeva nulla. Questo è il nostro paese da barzelletta, da barzelletta. Ma diverso il caso, oggi ne parlano tutti i giornali, ci hanno bloccato un treno in Austria, ma c'erano dei sospetti virus là sopra, e la Romania, nei confronti dei quali noi facciamo, diciamo, gli indulgenti nei confronti dei loro, diciamo, pochi, ma ci sono casi di delinquenza, perché io conosco un sacco di rumeni che si sono integrati alla grandissima in questo paese e che sono lavoratori indefessi, però quello che ti dicono questi lavoratori rumeni quando vengono in Italia, beh, i nostri delinquenti vengono qua perché sanno che qua non gli fate nulla, a differenza della Romania. E la Romania è infatti un paese serio, che cosa fatto la quarantena nei confronti degli italiani, non possiamo andare in Romania. Ma guardate che mi viene da ridere quando sento Salvini, mi viene da ridere quando sento Salvini, toc toc,
Salvini, vediamo se prendi anche questo video e te lo metti sui tuoi social senza citare nicolaporro.it. E i miei, non vi arrabbiate, quando Salvini dice chiudiamo Schengen, beh, ma che vuol dire chiudiamo Schengen? Sapete che vuol dire in questo caso? Chiudiamo l'Italia dal resto del mondo. Sono le Mauritius che non ci vogliono, non i paesi europei che anzi ancora non ci hanno chiuso. Alle Mauritius non ci vogliono! Fra poco non ci fanno entrare in Francia. Quindi la chiusura di Shenzhen è un cazzo per noi, non per loro, chiaro? Beh, perché in questo ovviamente do invece ragione a Salvini, vorrei capire da questo governo e anche dal Fatto Quotidiano che scrive è l'ora dello sciacallo. Si può dire che questo governo ha fatto una cazzata sul coronavirus o non si può dire? Si diventa degli sciacalli se si dice che hanno sbagliato tutto? Oppure oggi, come scrive sul Messaggero Boccia, Salvini sta facendo l'untore? Si può dire se Salvini sta facendo l'untore e non si può dire che questo governo. Io voglio fare una domanda molto semplice, banale, e che oggi tutti quanti i fondi fanno, a partire da Michele Brambilla sul Quotidiano Nazionale. Ma perché l'Italia è il terzo paese con più contagi del mondo? Veramente credete quello che oggi Conte e Casalino scrivono sui giornali e che noi siamo il terzo paese con più contagi nel mondo perché siamo più bravi a fare i controlli? Ma veramente credete a questa roba qua? No, perché se c'è qualcuno che crede a questa roba qua, io vi prego, me lo segnali, mi scriva. Letizia, assurdo, non è possibile avere un governo del genere. Qualcuno di voi, io non posso pensare che sono in una echo chamber in cui tutti la pensano con noi. Veramente pensate che noi siamo più bravi di francesi, austriaci, tedeschi, belgi, olandesi, lussemburghesi, inglesi nel fare i tamponi? Veramente pensate questa cosa qua? Perché se veramente pensate questa cosa qua, vi dovete tenere Conte, va bene? Poi oggi ovviamente poi ci sono l'altro elemento fondamentale, quanto fa male, quanto non fa male questa malattia. E lì c'è il pezzo di Vittorio Sgarbi che io condivido al 100%, cioè l'unica cosa che si è diffusa è l'isteria, ma è un'isteria che quando tu vedi un assessore, caro Vittorio, come si chiama, Sallusti, gli risponde e c'è un bel bibibbo, come si suol dire, tra Sallusti e Vittorio Sgarbi, ma quando un assessore di Milano, non so neanche chi sia, dice attenzione perché potremmo chiudere i negozi, potremmo chiudere i negozi, quando dice che questa roba qua è del tutto evidente che se dice possiamo chiudere i negozi, poi cosa fa un milanese? Va nei negozi a fare delle scorte. Cioè il problema sono gli italiani che vanno a fare le scorte o l'assessore che dice potremmo chiudere i negozi alimentari? Cazzo, ma ci arriva un genio a dire che la psicosi non nasce dai cittadini, ma nasce da una politica che non sa di qualsiasi colore, dice delle minchiate. No, è del tutto evidente. Se dicono questa roba qua, poi abbiamo adesso Burioni che è diventato il mito assoluto perché ha detto ragazzi state facendo male e perciò qualsiasi cosa dica Burioni è legge. E se c'è una che dice guarda che questa è un'influenza un po' più grave, Burioni la tratta come se fosse una merda. Insomma, in questo mondo in cui i virologi vengono pagati, tranne ovviamente quelli che ospitiamo noi a Quarta Repubblica per andare in televisione, beh, insomma, io penso che un po' più di freddezza e capacità di critica nei confronti di quello che avviene può succedere. Mi sembra che sia oggi Vittorio Feltri che dice nella peggiore delle ipotesi moriranno 500 persone in Italia, che è un dramma per le persone che muoiono. Oggi è morto il quarto italiano, aveva 85 anni ed aveva molte complicazioni. Quindi il punto vero è quello che sta succedendo ora sui mercati. È la foto in prima pagina del Wall Street Journal che fa vedere l'Italia con la gente con i carrelli che va a fare la spesa a Castel Pusterlengo. È la foto di apertura del Wall Street Journal dicendo che l'economia sta precipitando. Oggi i mercati perdono il 4% perché queste si chiamano profezie che si autoavverano in economia. E cioè, se tutti vanno a fare la spesa, se si bloccano le città, se non si fanno le sfilate, se non si chiudono le mostre, se siamo morti e paralizzati, il tema, come dice Roberta Moruso oggi sul Messaggero in maniera molto lucida, è quanto durerà. Perché se dura una settimana, 10 giorni, chi se ne frega, non cresceremo, tanto non crescevamo neanche con questi cretini che ci governano. Ma il punto non è la crescita se è una settimana o 10 giorni, se sono un mese, 2 mesi o 3 mesi di questa roba in Italia, schiattati, ve lo dico io, schiattati, schiattati per l'incapacità di questo governo di gestire in maniera lucida una emergenza che si tratta come le emergenze. Guardate, il caso più tipico è quello delle precipitazioni come si dice, nelle città. Cosa succede? Viene una precipitazione in una città e si allagano 2 o 3 scuole, magari muore una persona in un sottopassaggio. Disastro, il sindaco un cretino, e probabilmente lo è veramente, non ha pulito i tombini, tutto quanto. Dopo una settimana c'è un'altra previsione del tempo con pioggia e il sindaco chiude tutto.
E in quella settimana cosa succede? Non piove ovviamente, o piove pochissimo. Ecco, questa è la reazione del nostro governo, quello di dire non facciamo la quarantena e ci becchiamo il paese che c'ha più influenzati del mondo e poi dopo, quando arrivano, chiudiamo tutto. E poi ovviamente quello che succederà lo vedremo soltanto in termini di economia. Come ho detto, Austria, Romania e all'Italia, alle Mauritius bloccate. Gervasoni è molto divertente oggi sul giornale, perché il professor Gervasoni si limita a dire una cosa abbastanza semplice. Dice, scusate, ma non erano inutili le frontiere? Adesso questa cosa mi fa impazzire, ma non in termini salviniani, nei termini degli altri. Cioè, mi diverte come gli altri, i francesi, tutti i buoni del mondo, quelli che ce l'avevano con Trump, che ce l'avevano con i sovranisti, oggi godono come dei ricci perché le frontiere esistono ancora, cosa che non esistono ad esempio negli Stati Uniti d'America. Beh, poi ci sono due o tre cose finali, fatevele dire. Oxford che epura Omero e Virgilio perché sono scorretti politicamente, sembra falso, ma è vero. E sapete dove lo fa? Fuori dagli studi di lettere classiche. Allora, in un mondo in cui a Oxford dicono che non si devono studiare Omero e Virgilio, è meglio che a Oxford arrivi il coronavirus, ma di quelli pesanti, non quelli come gli attuali che hanno un 2% di mortalità, che abbia il 90% di mortalità, non vorrei essere querelato dagli oxfordiani professori, che riguardi soltanto i docenti che dicono queste stronzate. Vince in Nevada Sanders, che sarà il concorrente di Trump in America. Il Wall Street Journal oggi dice speriamo che trovino un concorrente un po' più centrista, perché sennò con Trump vince per i prossimi 20 anni. Nel frattempo, fantastico, Papa Bergoglio che spiega la seguente cosa: i discorsi d'odio mi ricordano gli anni 30, e giustamente Borgonovo oggi sulla Verità ci ricorda come il Papa Bergoglio stia diventando monotematico contro i populisti, addirittura come i nazisti sono per Papa Bergoglio. Poi a un certo punto ci spiegherà la questione che diceva Gervasoni sulle frontiere, che quando fanno comodo servono, un po' come le mura del Vaticano. L'altra cosa straordinaria che mi piace moltissimo di oggi è il pezzo che vi segnalo a tutti quanti voi, perché è morto Pertini da 30 anni, il presidente partigiano, quello di Toto Cotugno, il presidente più amato degli italiani. Io farei un cero a veneziani che ha il coraggio di dire: ma quale presidente più amato degli italiani? Sì, gli italiani l'hanno molto amato, ma ha avuto una vita piena di contraddizioni, di errori e di vergogne. Ricorda la sua vita, diciamo, da partigiano, diciamo che si metteva un po' dietro rispetto a delle fucilazioni, come dice oggi Veneziani sul suo giornale. Insomma, molto interessante. Per il resto io vi saluto e vi ricordo che questa sera Quarta Repubblica, di questo parleremo, e spero di vedervi tanti e numerosi alla edizione di Quarta Repubblica di questa sera alle 21:30. Il coronavirus, tutti gli aggiornamenti e soprattutto la possibilità di dire che se un governo fa una cazzata e uno glielo dice, non è uno sciacallo. Ciao.